Giro di Sol, storie di artisti, professionisti e imprenditori, persone che sono riuscite a fare della musica la propria carriera. Conosciamo chi sta sotto i riflettori e chi ci sta dietro. Insegnanti, fonici e commercianti, un percorso dietro alle figure professionali che circondano il mondo della musica. Io sono Marco Bertolucci e questo è Giro di Sol su Radio San Carlo. Bentornati e bentornate su questo nuovo episodio di Giro di Sol. Io sono Marco Bertolucci, sempre qui su Radio Sankara. Siamo in pieno periodo carnevale qui a Viareggio, finalmente, e per onorare questo momento dell'anno abbiamo fatto una puntata dedicata a una voce, a una grande voce del carnevale di Viareggio. Sono qui con Gianluca Domenici. Ciao, ciao a tutti, ciao a tutti, buon carnevale. Allora, ci sono delle canzoni scritte e cantate da Gianluca che io personalmente porto nel cuore e rappresentano anche un periodo della mia vita legata al carnevale, perché c'è stato un periodo in cui c'erano solo le tue canzoni in giro. Cosa è successo in quel periodo lì? Com'è che ti eri appropriato della scena in quel modo? Sì, c'è stato un periodo effettivamente dove ero molto prolifico di canzoni e si sentivano un po' dappertutto, dai carri oppure ai rioni. Sì, effettivamente ero anche un po' troppo inflazionato per certi versi. Mi vergognavo anche un po'. Effettivamente sì, è andata così. La fortuna qual è? La fortuna è che chiaramente oggi non tutte quante le canzoni sono così in giro e presenti, però la fortuna è che gli anni sono passati e diverse canzoni continuano ad avere un grande successo. Questo mi fa un grande piacere. Esatto, dici bene, perché ci sono tuttora e la gente le balla e le canta come 20 anni fa. Partiamo proprio dagli inizi, ok? Quando è che inizi intanto in generale ad approcciarti alla musica? Allora, io da ragazzino ero alle scuole medie e vado da un grande della musica italiana, che abbiamo avuto la fortuna che abitasse poi a Viareggio, il glorioso maestro Maraviglia. Luciano Maraviglia è stato maestro direttore d'orchestra della RAI, Radio Televisione Italiana, quindi in TV, ed era il braccio destro, era il maestro ufficiale del grande cantante dell'epoca, parliamo degli anni 50, 60, eccetera, Luciano Taglioli. E questo Maraviglia era un mostro, veramente un grande pianista, ma soprattutto un grande arrangiatore. E da lui, io, a volte in attesa che toccasse a me la mia lezione di pianoforte e di armonia, mi è capitato di assistere a grandi cantanti che venivano a provare in casa sua. Mi ricordo Gilda Giuliani, lo stesso Luciano Taglioli, che venivano, io li ascoltavo intimorito, intimidito, ma con grande rispetto, e ascoltavo per capire anche magari quelle note che metteva Maraviglia nell'arrangiare il pianoforte in quel momento mentre la cantante o il cantante si esibivano. È stata una scuola stupenda. Io non ero con le mani molto abile per fare il concertista classico, ho fatto dei saggi perché ero obbligato a farli, e quindi Bella Bartok, le danze rumene le ho proprio rovinate, insomma ho fatto un po' di sulla musica classica, non ero tagliato, anche se poi l'ho portata avanti, ma il maestro intuì le mie buone doti invece compositive, pertanto ho studiato tantissimo da lui, solfeggio in primis, lettura dello spartito dopo, ma soprattutto l'armonia, che poi sarebbe appunto quell'arte che ti permette di fare concatenazioni armoniche, quindi accordi, e questo mi è servito veramente tanto per la costruzione poi di quello che è venuto dopo nella mia composizione di canzoni. Perché appunto uno dopo che ha imparato, come dici, delle basi e di più armoniche, poi magari sente il bisogno, non è sempre detto, però tante persone sentono il bisogno di creare con questi nuovi strumenti che hanno assimilato. Quando è che tu hai deciso di creare? Cioè, era una cosa che avevi prima, cioè vado a imparare a suonare così poi creo, oppure ti è venuta l'ispirazione dopo? No, io ero un creativo da sempre, dalle scuole, scrivevo favole, facevo ritratti ai compagni di banco che venivano attaccati. Sono sempre stata una persona che ha creato con qualcosa di... Le canzoni le scrivevo già anche prima ancora di conoscere la musica, quindi le avevo proprio dentro questa cosa della creatività legata appunto alla composizione di canzoni. E quali sono state le tue esperienze che ricordi di creazione di un brano che magari... al quale sei particolarmente legato?
Ma senti, rimanendo sugli aneddoti pre-studio del pianoforte, mi ricordo che io facevo liceo scientifico e il maestro Anichini, che saluto, Franco Anichini, mi commissionò una canzone che doveva essere un inno, comunque una canzone che accompagnasse l'AIDO, l'Associazione di Donazione Organi. E io portai in classe il mio stereo, quello grande, sai, con la musica cassetta, la mettemmo e finì la lezione con Franco Anichini che piangeva dalla commozione per il pezzo che avevo fatto. E lì capii che forse non ero male nel fare le canzoni. Bello, quindi è stato riconosciuto comunque fin dalla tenera età. Sì. E quando invece hai voluto portare questa tua nota creativa e donarla al Carnevale di Viareggio? È nata casualmente. La prima canzone che ho scritto per il Carnevale è stato Il Samba del Viareggino. Siamo nel 1986, in un pomeriggio in casa mia, un sabato, con due amici, si era buttato lì l'inizio, sai, Natale è già passato, da quel dì, l'estate non arrivò proprio più. Ah, bellina, secondo me. Poi questi due amici qui un pochino si no, basta, via, vado a casa. Mi lasciarono lì nella mia solitudine e arrivò l'amico Claudio Vecoli, di tutti i compagni del liceo scientifico. E mi ricordo che avevo già iniziato il pezzo, avevo mandato avanti un po' la prima strofa, forse anche la seconda, non ricordo, e lasciai Claudio Vecoli lì e io andai al telefono da una mia ragazzina che mi piaceva all'epoca, che mi tenne incollato al telefono, io non so, 30-40 minuti e il buon Vecolone, il buon Claudio, che oggi è giornalista affermato del Tirreno, e mandò avanti il pezzo, quindi contribuì in maniera fantastica alla stesura di tutto del resto del testo del Samba del Viareggino, che poi abbiamo finito a quattro mani nella parte sia testo, poi la musica ci ho pensato io, e quindi così nacque il Samba del Viareggino 1986. La proposi, questo è un aneddoto molto carino, andai al Comitato Carnevale, non c'era la Fondazione Carnevale all'epoca, in via Saffi, portai la cassetta per partecipare all'epoca a quel concorso che c'era legato al Carnevale. Quando tornai la settimana dopo per avere responso, se erano negli 8 finalisti prescelti, mi dissero no, la tua canzone è stata scartata testualmente perché scurrile. Ma come scurrile? Effettivamente per l'epoca era un linguaggio forse non ammesso nemmeno al Carnevale. E la cosa bella però è che dopo io questo pezzo l'ho proposto in quegli anni con i miei amici, suonandolo un po' ovunque così, però in maniera clandestina. E poi dopo è venuto fuori grazie a un altro brano, che è scritto nel 95, che si chiama Della Fia. Il brano Della Fia è quello che mi ha dato poi la notorietà sin da subito, perché è un pezzo che ha un po' spaccato quello che era il genere musicale di Viareggio fino a quel momento lì. E il mio singolo, il mio primo singolo, uscito nel 96, mise insieme Della Fia e il Samba del Viareggino, e da lì è partito tutto. Mm-hmm. Questa cosa a cui ti riferisci dei vari blocchi alle canzoni del Carnevale, le varie censure, i bastoni tra le ruote, ecco, che mettevano, non so bene adesso, all'innovazione, no? Ne abbiamo parlato anche nella puntata con Adriano Barghetti dell'anno scorso, che consiglio ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici di andarsi a ripescare dopo questa. E, insomma, è una cosa che è sempre stata presente, perché ovviamente Barghetti parlava di anni precedenti ancora al momento in cui tu ti offristi come hai detto che si chiamava, non la fondazione, ma era il Comitato Carnevale. Comitato Carnevale. C'era un giovanissimo e gentilissimo, come sempre, Stefano Pasquinucci, che ambasciatore non porta pena, molto imbarazzato, dice Gianluca, guarda, non te l'hanno presa, io non capisco come mai. Sì. Un'altra cosa interessante del Samba che hai detto, di come è nata in maniera quasi casuale, a quattro mani, no? Io immagino sempre che nelle collaborazioni tra parolieri, più che altro, cioè ci deve essere proprio un gran feeling per creare un testo in cui entrambi sono d'accordo o più di due, insomma. E però se nasce così a caso è ancora più genuina, e più se poi dopo sei tornato dalla tua telefonata e hai detto mi piace, è interessante anche quello. Sì. E a livello ritmico, Della Fia possiamo dire come la faresti rientrare come genere? Un po' di disco. Sicuramente è un latino americano, mm-hmm. però già all'epoca portato nella dance, perché mm-hmm. comunque c'è una cassa in quattro e quindi è una dance, una musica dance, però con riferimenti espliciti al latino americano, sì, alla salsa. E questa, se vuoi, ti dico come è nata anche Della Fia, che volentieri, può essere molto interessante. Io ero in vacanza, mi ricordo, in quel San Silvestro del 95.
anzi, pardon, 94 sul 95, ok? Ed ero sempre su queste dune di sabbia a Natal, ero queste dune di Natal, su questi bughi, queste macchine scoperte, che avevano dei subwoofer che erano più grandi delle macchine, e già lì sentivo questa ritmica che mi prendeva. E usavano tantissimo il famoso spelling, no? Quindi quello che noi tutti conosciamo nel disco samba, A, E, I, O, U, Y, ecco, anche lì ce n'era altri di varia natura con questi spelling. E io dissi, accidenti, quando torno a casa voglio una canzone con i bassi così tipo subwoofer, proprio no, massese alla seconda, e ci voglio mettere uno spelling. E dissi, che parola potrei utilizzare per lo spelling? E chiaramente della FIA. E da lì è nata un po' questa canzone. È interessante appunto come nascono delle cose che per noi sono il pane quotidiano, però è interessante vedere il ragionamento che c'è dietro. È bello anche come assimili, ecco, da culture musicali diverse, non solo italiane, e ce l'hai fatto vedere anche in tante in altre canzoni. Ecco, il samba prima di tutto, anche quello immagino abbia una grande componente di cultura brasiliana al suo interno. Che canzone vuoi far sentire tra queste due? Allora, fra queste due, della FIA, dice, e la conoscete tutti, forse il samba del Viareggino. Che dici? Sicuramente, forse è un pochino meno, è conosciutissima anche quella, però a me piace molto il samba, quindi io farei sentire il samba del Viareggino di Gianluca Domenici con Gianluca Domenici. Passato da quel dì, l'estate non la ricordo proprio più, Maria te ne sei andata senza dì, che il ganso ce l'avevi per in giù, ma ora io mi voglio vendicare, oh via regina io ti vo' baciare, andiamo a quel rione, ci scoliamo un bottiglione, così poi ti decidi e me la dai, andiamo a passi riva al mare, che te lo faccio senti io sto carnevale, prendiamo l'onde che ci portino laggiù, o me la dai o non ne posso proprio più, o te la fia quanto la fai pallocorosa, incominciamo un popolino a far qualcosa, su dammi un bacio sulla bocca, ma di quelli che rischiocca una carezza e il resto viene da sé. Città da incorniciare, migliaia sono le bimbe da beccare, però nessuna vale più di te, e adesso io ti dico ancora perché, quando mi stringi forte da morire, mi sento dentro tutto ribollì, su dammi quella cosa, dai non falla schizzignosa, che tanto ce ne voglia quanto me. Senti io sto carnevale, prendiamo onde che ci portino laggiù, o me la dai o non ne posso proprio più, o te la fia ma datti un po' una regolata, vabbè che te l'avevo chiesta e me l'hai data, ma di quant'è che uno facevi, ma quant'è che digiunavi, te una santa di sicuro non lo sei, mezzanotte è già passata ma sei sempre assatanata, quando torno che gli invento io a mi ma boh, 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 boh. E questo era il samba del Viareggino di Gianluca Domenici. Siamo ancora in studio qui su Radio Sankara con Gianluca Domenici. Un'altra canzone che mi piace molto è Il ballo del Maccione. L'ho scoperta negli ultimi anni, pur avendo il tuo CD a casa, quello storico col Mambo del Lucchese. Chi era questo Maccione? Perché io anagraficamente non so se l'ho mai conosciuto o
non so se ho avuto la possibilità, ecco, di conoscerlo. Ma senti, Enrichino Maccioni era uno di quei personaggi di cui Viareggio era costellata, no? Negli anni addietro, perché Viareggio prima aveva una connotazione più di grande paese, adesso siamo un pochino invece più città, siamo tutti un pochino sulle nostre, si cammina tutti veloci, si guarda telefonini. All'epoca era una Viareggio un pochino più veramente da rilassata, i viareggini si trovavano nei vari baretti, ci conoscevamo un po' tutti, e Enrico Maccioni era una persona che alzava il gomito e quindi beveva. E, canottierina, sempre con la canottierina bianca, il berettino, e io per quelle poche volte che l'ho visto, ma insomma Viareggio era veramente conosciutissimo, era sempre, diciamo, polemico, però non era un molesto che andava, per quello che io ne so, a importunare. Però lo vedevi sempre che raccontava, io voglio dirti un cazzotto, poi insomma era un personaggio molto buffo e che comunque i viareggini amavano proprio per essere un personaggio veramente pittoresco. E chiaramente era uno che bevucchiava e beveva parecchio, quindi quando ho deciso di scrivere Il ballo del Maccioni era perché non è certo un inno a stonarsi, questo lo voglio sottolineare, perché insomma lo sappiamo benissimo che l'alcol, l'abuso fa male, come qualsiasi cosa di cui si abusa sempre bisogna, però non bisogna neanche fare i puritani, i falsi moralisti, i bigotti, e fare finta che non esista il fatto che quando te vai a Rione bevi quel bicchierotto in più, che secondo me ti fa stare in una dimensione senz'altro più allegra che non bevendo acqua. E così è nato Il ballo del Maccioni, che è un inno al divertirsi a bere, chiaramente, dico io, in maniera intelligente. Hai scelto anche un personaggio che rappresenti l'idea appunto del briao non molesto, no? Dicevi, quindi esattamente, sì. Lui si stona, come dici te, sì. Però non rompe le scatole a nessuno, e magari non si guida, no, da ubriachi, mai. Assolutamente. Interessante. Sì, lì utilizzai una tipologia di musica che si rifà alla Russia in questo caso. Sì, perché c'è quel accelerare, no? Sì, una ritmica a casa shop, si chiama una cosa simile, che è molto carina, perché poi quando sei un pochino che hai bevuto quel bicchierotto in più, quella ritmica che aumenta, ti fa veramente andare di allegria. Un altro personaggio che tu hai raccontato in una famosissima tua canzone è la Zoria. Sì. Io anche lei non l'ho conosciuta, però lei, a differenza del Maccioni, ne ho sentito parlare molto grazie alla tua canzone, e poi ci sono state anche tante altre occasioni in cui è stata ricordata a Viareggio. Tu l'hai conosciuta? Io l'ho conosciuta perché, appunto, frequentando il liceo scientifico la vedevo quasi tutti i giorni. Lei stazionava solitamente in Piazza Mazzini, accanto alla biblioteca, accanto alla farmacia, insomma, in quelle zone lì. E era una signora, peraltro so di buona famiglia, di origine fiorentina, che però in quell'epoca era ormai una clochard, viveva insomma ai bordi della strada, e ogni tanto si divertiva a dipingere sui vassoi delle pizze o su altri materiali di scarto che lei trovava, e magari regalava o si faceva dare magari in cambio una brioche. A me mi faceva, Giovanetto, vammi a prendere una spuma, io andavo a prendere la spuma, ma altri ragazzi facevano lo stesso, ed era un contatto molto bello, anche in questo caso della città, con un personaggio che comunque era veramente molto molto amato. E qui invece l'hai voluta omaggiare con un rock della Zoria. Peraltro qui mi piace anche dire che ho coinvolto in questa canzone una voce fuori campo di un celebre attore della canzonetta, altro personaggio storico di Viareggio, che è Aurelio, che inizia la canzone dicendo, oh giovanetto, mi fai sentire rock della Zoria. e quindi fu anche molto piacevole poter dare lustro a questo all'epoca ex attore, perché chiaramente era invecchiato, e riportarlo in auge con la voce fuori campo del rock della Zoria. Mi fai venire in mente una cosa che non ci eravamo detti prima, però un'altra voce fuori campo interessante è quella che si sente nel Mambo del Lucchese. Vabbè, qui si parla di Alessandro Bonuccelli, che è il lucchese per eccellenza. Io penso che i lucchesi, sentendolo e vedendolo, dicono, no, lui è più lucchese di me. Sì, è l'idea che dà anche a me. Sì, sì, simpaticissimo, ed è un valore aggiunto alla mia canzone. Se ha avuto successo il Mambo del Lucchese, tanto merito è per il lucchese Alessandro Bonuccelli. Che reazione hai avuto? Ecco, questa è una cosa che magari tanti si chiedono dai tuoi amici lucchesi quando hai scritto quella canzone. Guarda, io ho 1000 amici lucchesi che ci ridono più di noi. Mi ricordo anche qui un aneddoto: una volta siamo stati io e Alessandro a proporlo a Ponte Amoriano, al teatro di Ponte Amoriano, che qui siamo in lucchesia piena, e c'era anche il sindaco di Lucca. Quando venne nel camerino, all'epoca non mi ricordo come si chiamava quel sindaco, era alto 1,90 m, piazzato bene, pensavo ci volesse picchiare. Fa Alessandro, ci vuol picchiare? E invece venne a farci i complimenti, perché anche lui ci rise, e addirittura ci propose di cantarla al teatro del Giglio, ma poi non è mai successa sta cosa. Un'altra canzone che ho conosciuto tramite quel disco di cui si parlava prima
che si sente un po' meno ultimamente, forse perché non ha un ritmo così danzerino, è La voce del mare. Però è una canzone che mi è sempre piaciuta molto, fin da quando ero piccolo mi è sempre rimasta impresso. È legata ad un carro, quella? Esattamente, un carro di Emilio Cinquini, La voce del mare, si chiamava anche il carro. E sì, effettivamente piacque tantissimo, vinse anche il premio Sadun, o Sadun, a seconda di come lo vogliamo pronunciare, e devo dire che ebbe un grande effetto questa canzone qui, e tuttora comunque viene ascoltata. Io da Spotify Artist vedo anche, no, quante canzoni, quanto vengono ascoltate, e questa canzone ancora continua ad essere ascoltata, e mi fa piacere, visto che è scritto per quel carro di Emilio Cinquini, ricordare anche un altro paio di canzoni, mm-hmm, che ho scritto diverse, però un paio le voglio ricordare. Sono Ho visto Obama, per il carro del Breschi, che continua veramente a piacere ed è molto ascoltata, e l'altra che mi piace ricordare è Siamo sul Titanic, del carro di Fabrizio Galli, dove c'era Mario Draghi, Berlusconi, insomma, molto, un rock molto spassoso. Ecco, questi due brani in particolare, ma potrei dirti anche Mi girano le ruote, scritta sempre per Breschi. Insomma, diciamo che le mie esperienze quando mi hanno commissionato canzoni del carro mi sono veramente piaciute. Spero, nel mio piccolo, di aver dato un valore aggiunto anche al carro stesso, e poi soprattutto la goduria di andare io sul carro a cantare, vedere questa gente che si apre, questa folla, è veramente uno spettacolo. Immagino. E poi scrivesti nello stesso anno di Siamo sul Titanic anche Andrea Doria. Era un momento che legato alla navigazione, no? No, in Andrea caso, Doria, tra l'altro, si parlava prima di Thomas Sankara, che dicevamo il Che Guevara di africano. E qui dici hasta la vittoria sempre, ecco. Sì, hasta sempre la vittoria. In questo caso Andrea Doria è una pura casualità, non c'entra nulla la famosa imbarcazione, perché perché era praticamente, è tuttora l'inno dei Bad Players, parliamo di beach tennis. L'Andrea Doria è il noto bagno di Torre del Lago, e in questo caso qui mi commissionarono l'inno di questo torneo importantissimo dei beach tennis, Bad Player, ecco perché si chiama Andrea Doria. Mm-hmm. E non è l'unico legame che hai con lo sport. Però, prima di parlare di questo, sceglierei una canzone tra quelle che abbiamo detto, e se posso io farei sentire La voce del mare, visto che magari è un pochino meno conosciuta degli altri. Quindi andiamo a sentire La voce del mare di Gianluca Domenici. Eterno fragore ad ogni ora.
mare, oscura il cellulare, il rombo di un motore ed il televisore, è la voce del mare che riscopre il valore del signor silenzio in un mondo rumore, è la voce del mare, oscura il cellulare, il rombo di un motore ed il televisore, è la voce del mare che riscopre il valore del signor silenzio in un mondo rumore. Un delfino che salta, un Pierrot lo cavalca, un'onda lunga a terra sulla spiaggia, è la voce del mare, eterno fragore, ad ogni onda scrive una canzone, ogni onda canta un'emozione. Questa era la voce del mare di Gianluca Domenici, bellissima, mi piace veramente un sacco. Grazie. Ho fatto prima riferimento ai tuoi legami con lo sport. Tu sei un grande fan del Torino e mi dicevi prima che ti è stato anche riconosciuto questo tuo amore verso il Toro per delle tue creazioni. Ci ne puoi parlare, per favore? Sì, allora io ho scritto una canzone in particolar modo che si chiama La Forza del Toro, ma ho anche un LP che si chiama Sette in Granata. Allora, quando scrissi La Forza del Toro, grazie a una distribuzione nazionale, si chiama Self di Milano, che credeva nel mio prodotto, distribuì, diciamo, il mio CD singolo in tutti gli store d'Italia. Non solo, poi facevamo anche spedizioni. E senza neanche accorgermi mi trovai per 2 mesi, stiamo parlando del novembre e dicembre del 2006, per 2 mesi consecutivi, classifica Nielsen, quindi quella ufficiale, al 20°, 25° posto dei CD singoli più venduti in Italia. La cosa che faceva schiantare da ridere, che prendevi Sorrisi e Canzoni, la hit parade, no? Dopo tutta la pubblicazione, vedevi, che ne so, Gianluca Domenici, la Forza del Toro, e poi dietro c'era Madonna, YouTube, Giovanotti, dietro di me, era bellissimo. Poi ganzo, perché vedevi la lista Sony, Polygram, no? Che okay, tutte le grandi case, poi c'è I Maghi di Ozio, che era la mia casa produttrice, sì, la mia ditta. E quindi fu una grande soddisfazione, e questo mi ha dato notorietà a Torino tantissimo. Sono sulle suonerie di cellulari di tanti tifosi, sono sigla di tanti programmi televisivi e radiofonici di Torino sulla squadra del Torino, e mi ha fatto cantare all'Hiroshima Mon Amour, in diversi locali importanti di Torino, ma soprattutto mi ha onorato quando il Torino ha inaugurato, si parla ovviamente di pochi anni fa, lo stadio, il rifacimento del mitico stadio Philadelphia, che era lo stadio dove il grande Torino giocava. È stato tutto totalmente rifatto, e per l'inaugurazione di questo nuovo stadio sono stato chiamato a cantare in mezzo al campo. Brividi da parte mia, perché da grande tifoso quale sono, è stata per me una grandissima soddisfazione. Ebbene, quando si riconosce un fan accanito, ecco, che trova spazio per fare un regalo alla propria squadra, sicuramente è un ricordo che ti porterai dietro. E un'altra canzone che mi viene in mente pensando alle tue è legata invece a un altro sport, all'hockey su pista, perché al palazzetto sentivo spesso la tua canzone Forza Magico Centro. Forza Magico Centro. E lì è stata anche una canzone che ha portato fortuna, perché comunque sì, mi venne commissionata in questo caso dal giornale Il Tirreno e dallo stesso presidente del CGC. E eravamo alla vigilia della finalissima, tesissimi, tutti tesi, impauriti, perché insomma eravamo veramente all'ultimo epilogo, dovevamo vincere, e quindi da parte mia c'era anche un po' la paura, perché era molto una grande responsabilità. Ho scritto questa canzone che si chiama appunto Forza Magico Centro, e ha portato bene, abbiamo vinto lo scudetto, quindi meglio di così. Anche lì c'è un bel po' di richiami sudamericani, forse anche sì, perché... Sì. Un sambodromo, ho ripreso un sambodromo, quindi con le percussioni, una tromba che squillava a mo' di carica, e è venuto un discreto lavoro. Ballabile, cantabile, pensata magari anche, visto che l'hockey è molto diffuso anche in Sud America, no, Brasile sì, non lo so se... Brasile non credo, no, c'è cioè, Portogallo, Argentina, Spagna, però insomma ci stava molto bene questa percussione da ultra, sì. No? Esatto, sa di stadio. Sì, ecco. Sì, esatto. È una canzone che funziona e che l'ho riascoltata in questo periodo qui per preparare questa intervista, e ecco, mi ha ridato l'hype del palazzetto, che sono anni che non vivo, e bella, bella, anche quella...
E poi bene che abbia portato fortuna. Esatto. Fuori da Viareggio tornasti, mi raccontavi prima, oltre che per andare a Torino, anche per andare a Milano. Esatto, sì. Sempre sì. A livello musicale si parla. Mi raccontavi prima che hai avuto una bellissima esperienza con un'associazione. Sì, allora, il successo dell'inno del Torino, che fu un successo appunto nazionale, mi permise di essere conosciuto anche a Milano dall'associazione City Angels. City Angels sono quelli che hanno questo basco azzurro e che troviamo in tutte le grandi metropoli italiane, Roma, Torino, Napoli, ma anche in Albania, ed è un'associazione molto importante che presta un servizio sulla strada per i tossicodipendenti, per gli anziani, per tutti, anche i clochard che hanno bisogno magari di un intervento immediato, no? E i City Angels sono veramente una realtà molto importante. Mi venne commissionato in quel caso l'inno nazionale dei City Angels, che poi mi permise, proprio perché questa è una struttura molto importante, questa associazione, di cantare questo brano a Torino al Teatro Alfieri, in una serata molto importante dove premiavano le canzoni più belle d'Italia, c'era anche la mia. Una volta a Napoli al Teatro Acacia, siamo nel Vomero, quartiere Vomero, un teatro bellissimo peraltro, fui, diciamo, quello che aprì il concerto dei NCC, della nuova compagnia Canto Popolare, che a Napoli è un'istituzione, mm-hmm. È il gruppo più importante, no, della musica fra virgolette etnica napoletana, e questo inno nazionale mi ha veramente reso fra virgolette celebre a livello nazionale per questi vari interventi che ho fatto in teatri molto importanti. E a fare questa esperienza sei sicuro al 100% che ti ci ha portato il successo delle canzoni per il Torino e non il Rock della Zoria? Beh, Rock della Zoria chiaramente è stato a livelli di Elvis, noto in tutto il mondo. Però eri nel tema dei clochard comunque. Sì, giusto, giustamente, magari poteva essere quello. Magari no, hanno sentito quello. Chissà. L'anno scorso invece è uscito un disco su Spotify, vedo qua, non legato al carnevale, non legato allo sport, ma legato all'amore. L'amore col punto interrogativo. Esattamente, sì, il punto interrogativo è fondamentale, se no ci prendiamo troppo sul serio, anche nell'amore è finita. Sì, praticamente ho avuto la fortuna di collaborare con Ugo Bongianni. Ugo Bongianni è il suo studio di incisione, perché Ugo Bongianni è l'arrangiatore di Mina. Praticamente gli ultimi dischi di Mina degli ultimi 20 anni hanno come arrangiatore Massimiliano Pani, il figlio di Mina, e Ugo Bongianni. Io ho la fortuna di esserne amico e di collaborare con lui. E avevo scritto alcuni brani d'amore non per cantarli io, ma per poterli magari veicolare a degli artisti di fama nazionale che potevano ben interpretarle. Ancora nessuno mi ha contattato, nonostante non sia molto semplice poi vendere un pezzo ai big. Immagino. Che hanno già i loro autori, lo sappiamo come funziona, quindi ci vuole la famosa botta, no? di culo. E quindi ho detto: senti, perché lasciare in cantina o nel cassetto questi brani? Li canto io e faccio uscire un mio lavoro che comunque è sempre fruibile e ascoltabile. Allora sono nate queste canzoni, si chiama appunto l'album 7 canzoni d'amore punto interrogativo, e trovate un Gianluca che parla d'amore, quindi ascoltatelo, anche questo l'ho ascoltato ovunque, iTunes, Apple Music, Spotify, mm-hmm. YouTube, lo trovate veramente ovunque. Ti devo riconoscere anche un approccio ai nuovi metodi di streaming maggiore, diverso, rispetto magari agli altri cantautori del carnevale che vivevano i tuoi anni, appunto, quindi fine 80, inizio 90 e oltre, ovviamente. Come ti sei, quando ti è venuto in mente di approcciarti a queste nuove tecnologie? Ma io, senti, diciamo che in generale quando faccio una cosa mi piace farla bene, no? Poi magari non ci riesco, però e quindi praticamente secondo me è bello quando uno fa una canzone poterla veicolare a più persone possibili. Quindi come ben sappiamo adesso le piattaforme sono i luoghi dove si ascolta la musica, non esiste più il CD, non lo usa più nessuno, e quindi viva queste piattaforme. È una cosa che ho notato, appunto, perché quando uno cerca le canzoni del carnevale si fa fatica, appunto, per ascoltarle magari a una festa e si trovano tante su YouTube, però ecco, sapete adesso, voi che ci ascoltate, che invece la discografia completa di Gianluca Domenici è fruibile su Spotify. Sì. Ben venga. E ci sono appunto dal Zamba del Virgino al Mamba del Lucchese e anche tutte le canzoni salmastrose che mi hai portato qui, e ti ringrazio perché quello mi mancava, avevo quello prima. Bene. E mi hai portato anche una raccolta di videoclip. Sì. Perché anche quella era una tecnologia che specialmente negli anni 90
non arrivava al carnevale, ecco, non era così scontato che ci fosse un videoclip legato, specialmente videoclip divertenti, come, sì. Come è nata invece questa voglia di fare videoclip? Ma lì guarda, è stato bellissimo, abbiamo fatto dei casting in estate, il girato ce l'abbiamo ancora, sarebbe da far vedere, perché di quelle risate si sono presentati alle nostre telecamere le persone più improbabili, e quindi ci siamo divertiti, però abbiamo fatto anche un casting vero, c'erano bellissime ragazze che, oltre che belle, bravissime. Ti faccio dei nomi. Alice Martinelli, nel video di La Fia si vede tutta che danza, ma Alice Martinelli oggi è un'apprezzatissima giornalista delle Iene, via Regina. Un'altra è Chiara Squaglia. Chiara Squaglia è l'inviata di Striscia la Notizia, lei è lucchese, la perdoniamo lo stesso, ed è anche lei, diciamo, un personaggio. Quindi noi abbiamo fatto un casting, abbiamo trovato queste persone fantastiche, ma soprattutto i video sono buffissimi. Mambo De Lucchese, della Fia e Potta Mia, che è il nostro Gioca Jouet, se andate su YouTube, anche Porta Mia, insomma, ha fatto la sua epoca, sì, sì. E vi divertite a guardare questi video che sono veramente divertenti e spassosi. Ci viene in mente qualche altra canzone del carnevale che magari non abbiamo citato? Ma allora, guarda, tra le vecchie vanno tantissimo un pezzo lento che si chiama Viareggio Bossa, delle persone mi fermano per strada per dirmi che è molto toccante, e sempre delle vecchie Passa il Carro, una canzone che piace tantissimo, Burla Macco in Bicicletta, che anche pedalando molto in fretta attraversa tutta quanta la città, piace tanto, e questo tra le vecchie. Tra le nuove, che trovi appunto in quel doppio album che appunto è su Spotify comunque sia, e senza dubbio Il Ciortone e La Cea, che fa ridere, parla proprio del pesce nobile, la cea, e il pesce spalancato, il ciortone, che però poi si trovano. We Are Really Via Regini, che è una canzone dance con la chitarra tipo chic, molto divertente, perché poi il Via Regino che non sa parlare l'inglese cerca di beccare l'inglese, e Off the Pussy is della Fia, insomma, poi ascoltatela che fa ridere. E l'altro brano che sta venendo molto fuori tra quelli ultimi è Io, il cavallo e la girl, un brano country che anche quello abbastanza ironico nel testo, fa abbastanza ridere. È bello anche appunto come riesci a navigare in mezzo ai generi, a cercare sempre qualcosa di nuovo, a sperimentare. Ti interessa appunto trovare nuovi metodi per vendere il carnevale, per far conoscere il carnevale? Sì, io credo che nell'ambito creativo di ciascun artista, no? Che sia la musica, che sia la pittura o qualsiasi altra forma espressiva, è bello cercare ogni volta di cimentarsi in qualcosa di nuovo, perché se te fai copia e incolla di te stesso, poi dopo diventi un po', ti prendono un po' a noia. È stato bello anche conoscere gli aspetti dell'artista oltre il carnevale, perché ora questa puntata è dedicata al carnevale, però è bello sapere che la tua carriera va oltre anche il carnevale. Sì. Parlando, rimanendo e chiudendo sul carnevale, dacci una tua opinione, ecco, un tuo pensiero, visto che sei nell'ambito da qualche anno, come si muove negli ultimi anni secondo te la musica del carnevale? Che direzione sta prendendo, pro e contro? Allora, io ho un termometro abbastanza importante, perché comunque io sono, nonostante i miei anni, che non sono più giovane purtroppo per me, io sono sempre il solito diciottenne che va sui palchi a cantare a Rioni o dove mi chiamano, nelle case, cioè viene a cantare, cioè se mi chiami a cantare durante il periodo di carnevale difficilmente ti dirò di no. Mi piace tantissimo andare a cantare per i bambini, e spesso mi succede nei vari Rioni o Veglioni, e ecco, il mio termometro percepisce una gran voglia di musica di carnevale. Mi fa un piacere enorme vedere che sia i bambini che anche i diciottenni, quindi uno dice diciottenni, sanno a memoria le mie canzoni, quando vado a cantarle nelle piazze le facciamo a cappella, la canta tutta la piazza. Quindi questo cosa significa? Significa che c'è un fermento e c'è una grande voglia. Questo però fa invece scontro, questa visione, con quello che invece fa il carnevale per la musica di carnevale. Fa poco, fa veramente poco. Abbiamo la fortuna di avere il Festival di Burla Macco, che è un gruppo di amici bravissimi che con grande costanza ogni anno tirano fuori un festival, bravi, applauso a scena aperta, però con la fondazione francamente non fa niente per alimentare quella che è la cultura della musica via Regina. Io vorrei che un giorno nelle scuole venisse insegnato Malfatti,
i suoi splendidi versi di Egisto Malfatti dovrebbero essere al posto dei libri di storia. Non serve a nulla la storia medievale, i libri del Malfatti, perché comunque hanno un valore culturale enorme della nostra gente, del nostro vivere. E quindi si fa veramente molto poco a livello di fondazione, se non far fare la canzone dei 150 anni a gente romagnola e essere contenti che veniamo rappresentati noi dopo 150 anni. Ecco, una cosa che io dico sempre che è incredibile, Viareggio è, questo è un dato di fatto, è la seconda città in Italia per produzione musicale di canzoni legate al territorio, dopo la famosa canzone napoletana. Questo lo sanno tutti, però lo voglio ridire tutte le volte, mm-hmm, perché è una cosa bellissima. Abbiamo un patrimonio musicale enorme, abbiamo tanti artisti, cavolo, valorizziamoli. E questa è un po' la mia nota polemica, perché vedo che però la gente ha sempre voglia di carnevale e le canzoni, per fortuna, le vuole e le canta. Bello, bello il tuo pensiero. E tra l'altro, pensando un po' anche alle interviste che ho fatto gli anni scorsi e parlando anche con artisti e amici vari, è un pensiero condiviso, ecco, magari non l'hanno espresso bene come l'hai espresso te, però è condiviso. Tra l'altro hai citato il Festival del Burlamacco, mi viene in mente che mi dicevi prima che tu non hai mai partecipato ai concorsi per scelta. Esattamente, non solo il Festival di Burlamacco, ma anche precedentemente il Festival dei Rioni, che era, mm-hmm, no, un po' una bellissima festa dove ogni rione portava la sua canzone. Ho sempre detto di no a tutti, non so se ho fatto bene o male ai posteri della sentenza, però so solo che io vivo la mia canzone con grande forza, no? E sentire magari che la mia canzone magari non viene apprezzata dalle giurie e arrivare esimo, mi farebbe stare male. Questa è una cosa egoistica, è un mio limite e non riuscirei a sopportare, magari, ma non per presupponenza, assolutamente, lo dico con grande umiltà, ma non riuscirei proprio a sopportare magari un giudizio non giusto, una valutazione da parte di giurie. E allora, evitandomi il sangue marcio, non partecipo a concorsi proprio per scelta. E, ripeto, è un mio limite sicuramente, però è una scelta molto, molto sicura e di cui sono convinto. Sì, io sottoscrivo, mi accodo, l'ho sempre detto, che l'arte non può essere una gara, ecco, non dovrebbe almeno essere una gara, cioè non è una partita di calcio che c'è un vincitore e uno sconfitto. Esattamente, è un po' così, è quello che penso anch'io, esattamente il tuo pensiero. Poi chiaramente c'è Sanremo, che però è un'altra cosa, perché comunque, sì. Però ecco, al di là di quello, boh, io la vivo male la gara, ci rimango malissimo. Quello è un altro motivo, dai. Sì. Anche se io però te lo posso dire un aneddoto legato ai concorsi. Allora, premesso che ne ho fatti quando ero ragazzino tanti, e mi sono piazzato secondo, primo, terzo, eliminato subito, mille sfaccettature, ecco perché la vivevo male, perché veramente era tante volte queste giurie erano veramente inesperte, erano ingiuste, io ci stavo male, non dormivo. Però, e qui mi contraddico, una volta mi è andata bene, perché vinsi nel 1990 il concorso dell'allora giornale Libeccio qui a Viareggio, Canzoni di domani. Allora, quella vittoria mi permise, senti là, di andare in Rai. Mi chiamò la Rai a casa, mia madre, Gianluca, c'è al telefono, chi è? La Rai, Rai 1. Dai, mamma, smettila, fai da mangiare, che lo fa? No, la mia. Ed era Rai 1 che mi invitava alla puntata di Piacere Rai 1. Era un programma cult, te sei giovane, non lo puoi sapere, o quanto non lo puoi sapere, ma non c'eri, e che praticamente era itinerante in tutte le città italiane, e io andai a cantare, accompagnato da Toto Cutugno sul palco, con la mia band, la canzone Dolce e Smorfiosa, che avevo scritto personalmente, e cantai con quella sezione fiati. Tenerissima età, quindi. Siamo 23 anni nel 90. Okay. E non solo, poi mi chiamò anche, pensate, allora Capodistria, TV Cooper, Capodistria, mm-hmm, che all'epoca era una delle poche emittenti che potevi vedere oltre alla Rai, sì, e i canali, sì, Mediaset. E quindi passai anche delle giornate a registrare in Jugoslavia con le mie canzoni a TV Capodistria. Quindi vedi, in questo caso qui, vincendo un concorso, ho avuto un'apertura enorme. Non hai quel pensiero di perché li hai persi tutti, eh? No, ne ho anche vinti i concorsi, ma il pensiero, nonostante questo, soffro troppo e quindi non li faccio. Bello, anche questo è interessante. Siamo in chiusura, è stato un piacere averti qui. Direi di chiudere con una tua canzone, magari delle nuove. Vai, sentiamo una di quelle, diciamo, dell'ultimo album, una che va fortissimo.
Mm-hmm. L'abbiamo scelta insieme? Sì, abbiamo scelto Io il cavallo e la girl. Esattamente. Come sì. Vuoi parlarci brevemente sì. di questa canzone? Certo, Il cavallo e la girl è una canzone che praticamente è un viaggino che vive nel Tennessee e ogni anno viene qui per trovare la sua lei, la girl, con un cavallo. Parte col cavallo e arriva qua. L'unico problema è che poi noterete alla fine della canzone che cavalca, quando poi trova la donna ha dei problemi lui all'altezza del cavallo perché ha cavalcato troppo. Oltre al problema dell'acqua, ma quello è un altro problema che politicamente non ci concerne. Okay. Allora ci andiamo a sentire questa canzone. Io, Gianluca, ti ringrazio infinitamente per essere stato qui. È stato veramente un piacere averti conosciuto. Grazie a voi, mi sono divertito. E poi, insomma, si parla delle mie canzoni, per me ci potrei stare anche altre due ore. Allora io vi lascio con Io il cavallo della girl e vi auguro un buonissimo carnevale. Questa è la Giro di Soli, io sono Marco Bertolucci, sempre qui su Radio Sankara e ci sentiamo tra 15 giorni. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Gli stivali ce l'ho, poi mi metto un gilet, cinturone, gli speroni, la pistola che fa ben ben. Manca solo però un cavallo per me, che galoppi giù in Versilia e mi porti da te. Io parto qui dal Tennessee, ma sono nati lì, sia mi fa che mi va. C'è una bella città che dai monti va al mare, tutti gli anni io ci torno perché c'è il carnevale. Ho via regione cuore, e ogni anno tornerò, non so stare senza di te, e a Viareggio io cerco la mia girl. Ho Viareggio nel cuore, e ogni anno tornerò, non so stare senza di te, Viareggina sei la più bella girl. Il puledro per me è già pronto laggiù, salgo in sella, lui si impenna, con il cavallo dai, yuhu. Siamo soli e te, a sfidare un cliché, che ci vuole sempre seri, senza sorridere. Dai salta quell'ostacolo, corri libero, rompi steccati e tabù. C'è una bella città, che dai monti va al mare, io e il cavallo siamo venuti e si fa il carnevale. Ho Viareggio nel cuore, e ogni anno tornerò, non so stare senza di te, e a Viareggio io cerco la mia girl. Ho Viareggio nel cuore, e ogni anno tornerò, non so stare senza di te, sei la più bella girl. My girl, I love you. Tu sei buona, sempre buona. Son partito dal Tennessee e ora sono qui. L'ho fatto tanto, giorni interi, ma quella sella batte sempre lì, che dolor, e non posso farla mor. Mi sento colto in fallo, all'altezza del cavallo.